Ciao a tutti, nuovo video e questo inoltre è un video in collaborazione con Vania dei Dreaming Makeup, cui mando un bacione grandissimo e saluto. Ciao Vania. Ci siamo messi d'accordo, dato che siamo vicini all'Epifania, di fare un trucco ispirato alle caramelle. Io ci siamo messe d'accordo, abbiamo deciso che io lo facevo un pochino più portabile, a parte la bocca, cioè voglio farvi vedere meglio i colori che ho sulla bocca. Cioè è abbastanza portabile, è anche abbastanza, secondo me è anche spiritoso, perché comunque almeno sulle labbra io ce le vedo un po' di caramelle con i colori pazzi, e le labbra sotto rosse e bianche, che ricordano, a me mi ricordano un po' le galatine, può darsi, o le alpellibe, non lo so. E invece lei lo faceva estremamente quasi fantascientifico, perché ho visto l'anteprima, mi ha mandato una foto in anteprima e è una cosa pazzesca, cioè io poi lo guarderete sicuramente perché lo dovete vedere, perché lei è bravissima. Questo comunque è il mio look, ossia abbastanza tranquillo sugli occhi, comunque non ho ecceduto tantissimo sugli occhi perché li volevo tenere abbastanza semplici. Però appunto ho giocato molto sulle labbra, come vedrete poi anche nel corso del video. Io spero che seguiate sia il mio tutorial sia quello di Vania, che seguirete anche lei anche su Facebook e qui su YouTube, perché è veramente molto brava e molto talentuosa. Io spero che seguiate il tutorial, vi mando un bacione grandissimo, ciao! Applico il primer su tutto l'occhio. Questo è nuovo, l'ho preso da Wicon. Dopodiché vado a fare una base usando il l'eyeshadow stick long lasting di Kiko, il numero 15, che è un lilla perlato, però sull'occhio sembra molto più viola. Lo vado a dare in modo grossolano su tutta la palpebra e poi lo vado a sfumare semplicemente con il dito. Ora, questo ciuffo, non sa nemmeno lui dove vuole stare. Allora, poi, dalla palette, dalla mia ormai fedelissima palette burlesque di Wicon, che l'ho usata fino all'estremo, ultimamente sto utilizzando un sacco di prodotti di Wicon, mi ci trovo davvero bene. Vado a prendere questo colore, mi si vede attraverso il vetro. Vado a prendere questo colore qua, che è un rosa fucsia bellissimo, leggermente shimmer, è bellissimo, e lo vado a dare dove ho dato l'ombretto cremoso per fermare la base. Però non lo vado a dare solo sulla palpebra mobile, come vedete ho fatto anche di qua, lo vado a portare leggermente oltre la piega e vado a fare anche una piccola coda, come vedete di qua, l'ho portata fino a poco dopo il sopracciglio. Ho seguito la mia linea del sopracciglio e l'ho portato leggermente fuori. E ovviamente questo qui rispetto a quello di Vania è molto più portabile. Dopodiché vado a prendere la matita bianca, dove l'ho messa, il moncherino della matita bianca, perché ce n'è rimasta veramente poca, la devo ricomprare, e la vado a dare nella rima inferiore, sia internamente che anche esterna. Ci vado a dare quello, l'ombretto che è rimasto sul pennello. Adesso mettiamo i brillantini. E io uso questi sticker da Nail Art, che erano della Essence, li ho comprati una cosa come un anno fa. E vado a metterne 4 rosa qui sotto e 3 argentati sopra, con la colla Frame for Fame della Essence, perché mi ci trovo veramente bene io con questa colla, perché appiccica ma
Cioè, quando poi ve la andate a levare, non vi viene via la pelle, come può succedere altre volte. Ho preso uno sticker rosa e lo vado a mettere dove ho dato la colla. Senza pinzette però è difficilissimo attaccarli. Anche, sì che mi starete chiedendo sicuramente, ma perché non usa le pinzette? Ma perché fa con le mani? Io sono l'ufficio complicazioni cose semplici e mio compagno lo sa. Anche il quarto è attaccato. Perché di qua mi è venuto meglio che di qua? E adesso andiamo a mettere i tre brillantini sotto il sopracciglio. E anche il terzo brillantino è attaccato, ce l'ho fatta. Adesso mi devo dare il mascara che ho puntualmente dimenticato. E io come mascara uso il 100% Extra Volume della Debby. E voilà, gli occhi sono finiti. E adesso viene la parte divertente perché passiamo alle labbra. Riprendo la mia matita bianca e vado a contornare e a riempire tutte le mie labbra. Ecco qua, le mie labbra sembrano morte. Ma sicuramente saranno più vive di me. E adesso cosa vado a fare? Vado a fare dei quadratini con la matita rossa, che è la mia fedelissima, fedelissima Ultra Glossy Pencil della Kiko, nella numero 606. Come se fosse una caramella. Sopra. Voglio farlo più divertente, voglio farlo più colorato e vado a prendere dalla mia palette 180 colori che ho comprato su eBay, che mi ci trovo da Dio. Vado a prendere, vediamo un po', questo verde qui, che sembra un verde vomito, ma in realtà è un verde lime, con un pennellino a lingua di gatto. E lo vado sul labbro superiore, lo vado a posizionare dove non ho dato il rosso. Se vedo che poi è troppo debole come colore, lo vado a rinforzare. Magari anche con un colorino un po' più scuro, ci vado a mettere anche questo qua sotto. Però no, forse mi è venuto in mente come fare più carino. Ecco qua. Pulisco il pennello e vado a fare un'altra parte, questa qui nel mezzo. La vado a fare gialla. E vado a prendere questo giallo qua. E adesso la seconda parte, l'altra parte la vado a fare arancione e vado a prendere questo arancione qui. Pulisco bene il pennello.
l'ultima parte, le ultime due parti le vado a fare una blu e una viola. Quindi come blu prendiamo questo blu qui. Quest'altra parte qui la vado a fare viola e uso, prendo questo viola qui. Ecco qua. Questo è il look finito. Secondo a me dà molto l'idea di caramelle, di colori delle caramelle. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, anche se è un po' pazzo per i miei gusti. Guardatevi anche quello di Vania, i cui link vi metto in info box, e vi metto in info box anche il link alla sua pagina Facebook, al suo canale e al suo video, ovviamente. Io spero che vi sia piaciuto questo video parecchio pazzo, perché è parecchio pazzo. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!